Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo tornati in un video in cui annunciamo praticamente l'uscita di un nuovo smartphone. Il nome di questo smartphone è Blackview A80 Pro. Il lancio globale sarà dal 18 novembre fino al 28-29 novembre, dove potrete acquistarlo praticamente in pre-sale su AliExpress, esclusivamente su AliExpress. Ma andiamo innanzitutto a spiegare alcune caratteristiche di questo smartphone. Innanzitutto, già comunque il brand Blackview è un brand molto più conosciuto di Umidigi, che comunque sta vendendo dei buoni prodotti, tant'è che mi è arrivato l'Umidigi X e devo portare appunto una recensione anche su questo telefono. Ma passiamo alle caratteristiche. Ha uno schermo da 6,49 pollici, ha ovviamente 4 camere posteriori da 13 megapixel, mi sembra, 4 GB di RAM più 64 GB ovviamente di ROM. La batteria, punto forte di questo smartphone, è di 4680 mAh. Mi ricordo che l'Umidigi X, aspettate che comunque lo apro, l'Umidigi X ha circa 4200 mAh. Ovviamente la differenza si noterà nell'uso quotidiano. L'Umidigi X mi arriva a fare 2-3 giorni addirittura con l'uso che ci faccio, mentre comunque questo telefono può arrivare a farvi 2 giorni e mezzo con uso social, Gmail e anche qualche gioco. Altra caratteristica, lo spessore di questo telefono è veramente sottile, è 8,8 mm ed è dotato di un Touch ID che è posto dietro lo schermo. Anzi, andiamo a togliere innanzitutto questa cover. Ecco qua il Touch ID. Uso questo telefono per spiegare come sarà il Blackview A80 Pro. Il Touch ID sarà praticamente posto qua dietro. Questo telefono è anche dotato di Touch ID invece integrato direttamente sullo schermo. Eccolo qua. Quindi, oltre ad essere sottilissimo il Blackview A80 Pro, quindi ha uno spessore di 8,8 mm, presenta anche il Touch ID integrato dietro, praticamente nel posteriore dello smartphone, mentre l'Umidigi X ce l'ha integrato praticamente sullo schermo. Successivamente possiamo andare a dire che già il prezzo è di circa $159, esclusivamente su AliExpress potrete fare il preordine. Lo troverete in varie colorazioni, ovvero rosso, nero, blu e verde. Il sistema operativo monta praticamente un Android 9 ed è waterdrop, non ovviamente impermeabile, quindi resiste all'acqua ma non è impermeabile. Dopo aver detto tutte queste caratteristiche, dopo che vi siete fatti praticamente un'idea su questo smartphone, sulle sue ovviamente funzionalità, anche con delle immagini che state vedendo ovviamente di sottofondo e con un video, queste quattro fotocamere ovviamente ognuna avrà la sua funzionalità, quindi immagino ci sarà la grandangolare, immagino ci sarà la modalità notte, immagino ovviamente ci saranno tantissime modalità, anche quella ritratto. Dal punto di vista della fotocamera non possiamo chiedergli altro, neanche dal punto di vista ovviamente del processore, anche perché ancora il processore non ci è stato detto, ma comunque penso sia uno Snapdragon, non l'ultimo ovviamente, oppure un Helio. Parte fondamentale anche di questo video, la seconda parte di questo video, è la presenza di un giveaway che vi permetterà di vincere uno smartphone Blackview A80 Pro. Come dovete fare per parteciparvi? Non dovete fare altro che andare nel link in descrizione, nella sezione giveaway, cliccare il link e vi porterà in una pagina in cui dovrete completare circa 10-11 opzioni, dove praticamente dovete iscrivervi al canale YouTube di Blackview, cose del genere, Twitter, Instagram, cose così, ma poi alla fine della pagina ci sarà l'inserimento della vostra mail, quindi inserite la vostra mail e cliccate su Submit. In quel momento sarete all'interno del contest, che verrà effettuato circa verso la fine di novembre, e vi arriverà direttamente via email la notifica se avete vinto o meno uno smartphone. Io vi invito ad affrettarvi, perché prima entrate nel contest più possibilità avrete di vincere lo smartphone. Quindi ragazzi, arriverà la recensione anche su questo smartphone, che è l'Umidigi X, che è finalmente ok, mi è volato un foglio. Stavo dicendo, arriverà anche la recensione su questo smartphone, che finalmente mi è arrivato e sono veramente felice, perché l'ho aspettato per 3 mesi.
Devo dire la verità, ne sono rimasto sorpreso. Ora vediamo che aspettative invece ci darà il BlackView A80 Pro. Quindi ragazzi, già posso andare a dirvi che sarà uno smartphone medio di gamma. Il costo già si, dal costo già si intuisce che è circa $160. Quindi ragazzi, è uno smartphone medio gamma, va benissimo come secondo telefono, come muletto, ma per chi diciamo non ambisce a cose particolari, ma telefonate, social, fotografie comunque ottime, funzionalità nelle foto, davvero questo smartphone può andare bene comunque per voi. Già dal fatto che è 6,49 pollici già potete intuire che comunque sarà di questa lunghezza, di questa larghezza più o meno. Quindi ragazzi, è anche abbastanza grande lo schermo, come potete vedere. Non dovete prendere in considerazione il telefono che vi sto mostrando, perché è un telefono totalmente diverso, è Lumia 10X, ma ovviamente più o meno la grandezza sarà di quel tipo. Poi sarà ovviamente tutt'altro smartphone con 4 fotocamere, questo invece ne ha 3. Quindi ragazzi, dobbiamo dare del tempo e aspettare una decina di giorni affinché ci possano dare più informazioni su questo smartphone. Quindi abbiamo parlato delle caratteristiche del telefono, la data di uscita. Vi invito quindi ad aggiungerlo ovviamente al carrello su AliExpress dal link che metterò in descrizione. Vi invito anche a partecipare al giveaway, sempre il link in descrizione, completando le varie opzioni per poi inserire la mail e cliccare su Submit. E per questo video è tutto. Io direi che potete mettere like al video, commentare, iscrivervi al canale. Per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi! Are you still looking at me? Why? Yeah.